Giacca bianca, mantello nero, coccole per l'anima. Come essere più felici e ottenere più soldi e più tempo. Capitolo 2. Il mio mantello nero. I soldi non comprano la felicità. Stamani avrei così tanto da scrivere che non so da dove cominciare. Inizio dai soldi? Inizio dalla mia adolescenza? Per un lungo periodo ho odiato i soldi e li ho odiati così tanto da sentirmi un incapace, non nel farli, ma nel trattenerli. Era come sentirmi con le mani bucate, e più erano i soldi, più quei buchi diventavano grandi. Ancora oggi faccio fatica a raccontarlo. Secondo la mia famiglia di origine, i soldi non c'erano mai, pur non mancandoci nulla. Vivevamo in una casa molto grande, costruita da mio padre con orgoglio. Una casa con il parquet, dove potevo fare le capriole. Quando ho compiuto 6 anni, è arrivata anche una macchina nuova e mia mamma è sempre stata curata dai miglior professori. Però i soldi non c'erano mai. Non c'erano per un gioco, per un vestito nuovo, non c'erano per andare in vacanza. C'erano per fare il mobilio su misura, c'erano per i medici, c'erano per le emergenze, specialmente se si trattava di salute. Sono arrivata a un certo punto che non ci ho capito più nulla. Non sapevo se fosse stato un bene averli oppure no. Ho pensato di non meritarli, ho pensato che fosse inutile farli, tanto se ne sarebbero riandati. Insomma, una grande confusione. Tuttavia, la relazione tra il denaro e la felicità è un argomento da me dibattuto fin dall'infanzia. I miei compagni ricchi erano più felici di quelli poveri? Molti studi dimostrano che una volta che si ha abbastanza soldi per soddisfare i bisogni fondamentali come il cibo, l'alloggio e le cure mediche, il denaro ha un impatto relativamente limitato sulla felicità. Eppure c'era qualcosa che mi sfuggiva. È anche vero che avere una certa quantità di soldi può migliorare la qualità della vita in molti modi, come ad esempio permettono di viaggiare, frequentare attività ricreative, soddisfare i bisogni di familiari e di amici e di rimanere tranquilli finanziariamente. Sembra che i soldi possano contribuire alla felicità fino a un certo punto, ma che ci sono anche molti altri fattori che influenzano il nostro bene emotivo, come le relazioni interpersonali, la salute mentale e fisica e la soddisfazione personale. Personalmente ho sempre messo la famiglia in cima alla mia scala dei valori, subito dopo la salute e infine il denaro, non considerando che l'una è una conseguenza dell'altra e che tutte e tre sono inscindibili. Sono come il trio mente, corpo, anima. Devono andare di pari passo, a braccetto. Ma ridiciamola tutta. In definitiva, quindi, non si può dire che i soldi comprano la felicità, ma piuttosto che possono contribuire a crearla in misura illimitata. Avendo avuto ampia esperienza nel campo del denaro, posso dirti che con i soldi non compri la felicità, ma se non li hai è sicuro che stai male. Ho trascorso giorni, mesi e anni dove al mio risveglio sarei voluta sparire per non affrontare la cruda realtà. Con soli 10 euro nel portafoglio, avevo da mettere gasolio alla macchina e fare la spesa per un pranzo di 4 persone. Come ho fatto? Semplice. Ho messo 5 euro di gasolio, ho comprato un pacchetto di pasta e 4 frutti. Nel frattempo sono anche ingrassata a causa dei troppi carboidrati ingeriti. Inoltre il mio corpo voleva farsi spazio all'esterno, visto che all'interno si sentiva scomparire. Uno psicologo famoso mi avrebbe sicuramente detto: Daniela, il tuo corpo si fa pesante per fermarsi, visto che la tua mente va troppo veloce. E sarebbe stata giusta anche questa diagnosi, dato che la mia immaginazione ha sempre galoppato come un cavallo in corsa. Durante la mia infanzia ho sviluppato la dote della visualizzazione ed è proprio grazie a questo altissimo potere che mi sono attratta periodi di grande abbondanza e periodi di povertà, altalenandomi in picchi emotivi e valli della morte. Insomma, ho giocato d'azzardo con me stessa. Sono stata dipendente dalla mia mente e non ho mai ascoltato il cuore per paura di soffrire. La confusione.
La confusione è uno stato dove ti senti ovunque, dove con la testa viaggi ma ti senti bloccato. È come quando sei in estasi, sei da un'altra parte e qui non sai che pesci prendere. La confusione è l'anticamera della rabbia, è dove non ti senti a tuo agio ed è proprio per questo che cerchi le soluzioni e non le trovi, e più non trovi le risposte, più ti agiti. Un esercizio utile che con il tempo ho imparato a fare è questo, e sono sicura ti sarà utile. Prendi carta e penna e scrivi tutte le cose che ti fanno sentire in confusione. Scrivile per bene in colonna sulla sinistra del foglio. A questo punto chiudi gli occhi e fai 3 respiri profondi. Inspira con il naso ed espira con la bocca. Apri gli occhi e riprendi in mano il foglio. Immagina che quelle frasi le abbia scritte un tuo amico e non tu. Adesso nella parte destra del foglio scrivi, accanto ad ogni frase che leggi a sinistra, il suo opposto. Per esempio, se il tuo amico ha scritto: mi sento confuso perché non so come fare per prendere un bel voto a matematica, tu accanto scrivi: mi sento sicuro a matematica perché studio un casino e mi sto applicando. Altro esempio: mi sento confuso perché non so come fare a smettere di fumare. Tu scriverai: mi sento sicuro di smettere di fumare perché non compro più le sigarette e non accetto la sigaretta da altri. Continui così per tutte le frasi, scrivendo sempre al presente. All'inizio ti sembrerà assurdo, ma piano piano ti accorgerai che il tuo stato d'animo cambia e che ti senti più deciso e forte. Esci dallo stato dell'insicurezza ed entri in quello della decisione. Per passare da uno stato all'altro hai bisogno di vedere il suo opposto. Non è possibile provare un'emozione senza che esista il suo contrario. Secondo la legge della dualità coesistono entrambi ed entrambi li puoi percepire. Non c'è tristezza senza allegria, confusione senza sicurezza, rabbia senza felicità, disperazione senza euforia. Comunque ti senta, puoi sempre percepire il suo opposto e le emozioni esistono per questo, per indicarci lo stato in cui siamo e darci la possibilità di rovesciarlo. L'emozione che stiamo provando ci indica il punto esatto di dove siamo adesso e di dove stiamo andando. Emozioni etichettate. Volendo approfondire ulteriormente il tema della dualità di un'emozione, è importante sottolineare come spesso si tenda a considerare alcune emozioni come negative e altre come positive. Ad esempio, la tristezza viene vista come un'emozione negativa, mentre la gioia come un'emozione positiva. In realtà, ogni emozione ha un ruolo importante da svolgere nella nostra vita e può essere determinante nella situazione che stiamo vivendo. La tristezza può aiutarci a elaborare una delusione o addirittura un lutto, mentre la rabbia può essere un'emozione motivante per difendere i nostri diritti o per affrontare situazioni difficili. Allo stesso tempo, le emozioni che consideriamo positive possono anche avere degli effetti negativi se non bilanciate da altre emozioni. Ad esempio, un'euforia eccessiva può portare a comportamenti impulsivi e poco razionali, mentre la serenità può diventare apatia, se non accompagnata da un sano senso di preoccupazione. Pertanto, è importante imparare a conoscere e accettare tutte le emozioni, senza giudicarle o senza sopprimerle. Tuttavia, è anche importante imparare a gestire le emozioni in modo efficace, per evitare che diventino distruttive o che ci impediscano di agire in modo razionale. Ci sono diverse tecniche che possono essere utili in questo senso, come la meditazione, la respirazione consapevole, l'esercizio fisico, la terapia cognitivo-comportamentale e molte altre che condividerò con voi più avanti. L'origine dei miei limiti. Più volte scrivendo queste pagine mi sono chiesta: Daniela, ma quando inizierai a raccontare la tua storia che magari può essere utile a qualcuno? Parlare di me è sempre stato un limite, o almeno così credevo. Quando ero piccola nessuno sapeva delle mie sofferenze, perché per me non sentirsi bene in quel modo era una grande vergogna
e provavo un forte senso di colpa. Sono nata da una coppia di operai che prima ancora erano contadini, così come lo erano i miei nonni e la generazione precedente. Mia mamma era una grande combattente e mio babbo un gran lavoratore. Entrambi, poco prima del 60, si recarono a Roma per fare tutte le carte che li avrebbero condotti in Australia. Ma non potettero partire perché non erano ancora sposati e non c'era il tempo per farlo. A quel punto decisero di costruire il loro futuro qui a Pisa, dove già si era trasferita la sorella di mio padre. Così lasciarono le campagne di Sarteano, un paesino tra Chiusi e Chianciano. Il mio babbo faceva l'imbianchino e aveva una grande voglia di crescere economicamente, mentre mia mamma, abituata a faticare nei campi, non si spaventava all'idea di entrare in una fabbrica e lavorare alla catena. Per chi non sapesse cosa significa questo termine, vi dico che si tratta di un lavoro durissimo, perché la catena è un nastro trasportatore che scorre senza mai fermarsi e se non svolgi il lavoro che ti passa di fronte, in maniera veloce e costante, blocchi il lavoro di coloro che si trovano dopo di te. Dopo 2 anni decisero di concepire un figlio, che però morì prima ancora di nascere, quasi al 6° mese di gravidanza. A quanto pare, devo ringraziare questo brutto evento, altrimenti io non sarei stata concepita. Questo è quello che mi veniva detto. I medici riuscirono a salvare la mia mamma, che insieme a mio padre non si abbatté, e dopo 2 anni, il 13 agosto 1966, sono nata io. Quella stessa sera, a distanza di una sola ora e con un solo piano che ci separava, è nata la mia amica del cuore, Simona, che io considero come una sorella. All'età di 4 anni, io e i miei genitori tornammo ad abitare in una casa grandissima e tutta nuova, costruita con tanti sacrifici dal mio babbo e i suoi compagni di cantiere. Ricordo ancora con grande entusiasmo le capriole nel parquet e quel bagno immenso con la vasca e il WC. Nella casa precedente, mia mamma mi faceva il bagno in cucina, dentro un catino, e i miei bisogni li facevo fuori in uno stanzino, orribile, dove c'era una buca. Insomma, tutta un'altra cosa, e ora percepivo tutta la felicità dei miei genitori. Il loro entusiasmo era anche il mio, ma non durò per molto. La mia mamma soffriva di forti mal di testa fin da ragazzina e di seguito il dolore aveva invaso tutto il suo corpo ed era diventato così forte che fu ricoverata in ospedale. Da lì iniziò il calvario, insorsero molte complicazioni, una malattia che nessuno riusciva a diagnosticare, cure sperimentali che non miglioravano la sua salute, anzi, ogni volta che tornava a casa dall'ospedale era sempre peggio, fino a quando rimase inferma per un paio d'anni. Non dimenticherò mai il primo giorno di scuola alle elementari. Tutti i miei compagni arrivarono con i propri genitori, ma io no, perché la mia mamma era ricoverata a Roma. Ero terrorizzata all'idea di non poterla riabbracciare. Nessuno conosceva quel terrore che mi affliggeva dentro. Anzi, apparivo agli occhi di tutti come una bambina estroversa e sempre sorridente. Nel frattempo, i miei nonni anziani e una zia del mio babbo si erano trasferiti da noi.